Ciao a tutti, sono Mattia. E io sono 91. Oggi ho coinvolto un mio amico gamer per cercare di fare un video in cui vi spiego come si vola in acro. Il volo acro è il sistema di volo che si utilizza per i droni da gara e per i droni da freestyle. Se non avete mai visto un drone da gara, questo è un esempio. Si tratta di droni autocostruiti con cui si compete su un circuito per avere il tempo migliore. I droni da gara hanno caratteristiche completamente diverse ai droni che conoscete come DJI Phantom e simili, e l'obiettivo è la velocità e la resistenza invece che riuscire a fare delle riprese molto belle. Infatti in un drone da gara come questo si ha solo una telecamera, che è una telecamera analogica, quindi con qualità molto bassa, ma che trasmette a degli occhiali che ci permettono di vedere il flusso video in diretta con pochissima latenza, essendo un formato video analogico. I quad vanno pilotati con dei radiocomandi e questo è uno dei più diffusi. Si tratta di una Taranis Quick 7 e i comandi più diffusi sono in modalità 2, mod 2. Nel mod 2 abbiamo acceleratore e yaw sullo stick di sinistra, lo vedete anche nella radio che sta utilizzando Elias, e sulla destra avete pitch e roll. Cosa sono questi comandi? Se noi prendiamo in mano un quad come esempio, l'acceleratore ovviamente fa ruotare più velocemente i motori e quindi ci dà l'altezza dal suolo e la velocità quando ci muoviamo in avanti. Il pitch inclina il quad in avanti o indietro, roll lo inclina a destra o a sinistra e yaw lo fa ruotare su un asse. Se avete mai provato un drone che sia di quelli classici, anche giocattolo, sapete che se voi date pitch in avanti, quando lasciate il controllo, il drone ritrova la sua posizione orizzontale, quindi mantenendo solo l'acceleratore riuscite a far mantenere la posizione al drone, e ciò semplifica di molto le cose, perché noi invece pilotiamo in acro, e in acro se si dà un po' di angolo in avanti per andare avanti, il quad manterrà quell'angolo lì. Per farlo tornare alla posizione 0 bisognerà dare pitch indietro e inclinare quindi indietro il drone. L'approccio con l'acro è abbastanza duro, ci vuole molto allenamento, e per questo la cosa migliore con cui iniziare a volare con i quad da gara è un simulatore. Il simulatore che abbiamo scelto per provare oggi è FPV Freerider. È un simulatore disponibile per dispositivi Android, per Windows e per macOS. È molto leggero e quindi gira su quasi tutti i computer. Con FPV Freerider vi danno una mappa gratuita iniziale che è ambientata nel deserto, e c'è un percorso molto basilare che però è più che sufficiente per provare i comandi. Ora, come vedete, abbiamo la visuale esterna, immaginiamo che questo sia ciò che vede l'uomo senza utilizzare gli occhiali FPV, mentre ora siamo passati alla visuale FPV, cioè quello che vede il drone e quello che vede il pilota attraverso gli occhiali FPV. Ora Elias proverà a volare in linea retta in avanti e cercheremo di volare al di sopra dei gate e capire un po' il percorso, come è strutturato. Come vedete dai comandi, è necessario combinare lo yaw e il roll in modo da fare una curva abbastanza lineare, e dovete immaginare che se fosse una curva solo con roll il quad farebbe così e quindi non sarebbe una curva. Se invece usassimo solo yaw ruoterebbe in quest'asse e anche lì non sarebbe una curva. Se invece combiniamo yaw e roll il quad effettivamente fa una curva. È una meccanica difficile da apprendere all'inizio, ma che poi diventa estremamente naturale. Io utilizzo droni FPV da un anno e mezzo, forse di più, e all'inizio ho fatto molta fatica, soprattutto perché non avevo conoscenze dei simulatori. Ogni volta che provavo il mio drone mi schiantavo inevitabilmente e rompevo qualcosa, il che mi portava all'inizio e a riuscire a fare solo pochi minuti di pratica ogni volta che andavo al campo volo. Invece con un simulatore, come potrete vedere,
se ci si schianta si riparte dalla posizione zero. Schianto. Schiantati apposta, ormai sei un professionista. Non me lo schianto. Quindi si riparte e in un'ora riuscite a fare l'equivalente di 4-5 giorni di FPV con un drone reale, spendendo molti meno soldi, perché ogni volta che vi schiantate ovviamente potete rompere qualcosa. Tipo adesso. Tipo adesso, probabilmente come minimo si rompono le eliche, che costano poco, però poi prendere un palo può rompere la cam e così via. I quad orientati alle gare sono molto resistenti, con questo ho preso rami di ogni tipo ed è ancora completamente integro, però idealmente meno ci si schianta meglio è. Ora no. Quasi niente da fare, riuscire a prendere i primi gate è già un traguardo. Ed è tutta una questione di sensibilità. Se vedete come utilizza il controller EDIAS, utilizza i pollici ed è un approccio molto usato da chi è abituato ad utilizzare joystick per PlayStation o comunque chi arriva dal gaming. Se invece vedete come pilota un quad chi arriva dal mondo degli elicotteri 3D o degli aerei, si usa il pinching, che consiste nel prendere con pollice e indice la levetta in modo da avere un po' di precisione in più. Nessuno dei due metodi è giusto o sbagliato, è una questione di preferenze. Per chi è all'inizio e dà poca sensibilità alle dita, il pinching aiuta molto. Boom. Io non ho mai guidato con un drone, per precisare. Gli unici tentativi che abbiamo fatto era nel preparare questo video. Beh, pensavo fosse più facile. Non è proprio gli hobby più facili del mondo, ecco. No, poi entra in gioco anche la costruzione, il settaggio del quadricottero, è un hobby che coinvolge l'elettronica, l'informatica e anche delle skills. Come vedete, volare sopra i gate è già un buon metodo per iniziare a fare le prime curve corrette. Bravo. E poi iniziare a fare un giro completo è molto difficile. Una volta che si riesce a fare il giro completo, poi si inizia a trovare la traiettoria migliore e sappiate che in gara, come in tutti gli sport in cui si corre in un circuito, ci sono dei punti migliori che ci fanno avere tempi più bassi sul giro, ci sono delle traiettorie da seguire e saper trovare le traiettorie giuste fa parte dell'essere un bravo pilota. Oltre al racing, con questo tipo di droni si fa anche freestyle, e il freestyle consiste nell'avere una telecamera HD montata al di sopra del quad, quindi una cam come GoPro, e fare dei trick e delle traiettorie particolari su ambienti visivamente interessanti. Vi lascerò nella descrizione dei video esempi di gare o di freestyle, in modo che possiate farvi un'idea di quello che sto nominando. Gate di traverso, davvero professionista. Come vedete, la demo version vi dice che ci sono comandi meno realistici e vi invoglia ad acquistare la versione completa, ma vi assicuro che padroneggiare il quad con la versione gratuita è già più che sufficiente per riportare queste abilità nella realtà.
non pensare che ti faccio fare un giro a te, mi fai fare la figura dello sfigato. Proprio. Assolutamente. Beh, no, in questo video sono Schianti. Dai, fammi fare un giro. Non sono più abituato a FPV Freerider, sì, probabilmente prenderò il palo all'istante. L'inclinazione della cam vi dà... Prenderò il palo all'istante. Una velocità maggiore, quindi in... questo simulatore la cam è molto bassa come inclinazione, quindi volate molto lentamente. È sicuramente un buon consiglio iniziare con una cam poco inclinata, in quanto anche la coordinazione tra roll e yaw è molto più semplice. Ora provo a farlo un po' più veloce. Come vedete non sono sicuramente un campione. Non mi sono mai dedicato tanto al racing, ma più al freestyle. E per quanto riguarda il freestyle, magari posso mostrarvi come si fa un roll. E sostanzialmente è la rotazione che dipende molto dai rate, quindi per molti quad da freestyle basta dare un colpo di roll e fare un giro su se stessi. Invece in questo simulatore abbiamo dei rate molto bassi. I rate sono la conversione tra il vostro comando e la velocità in cui ruota il quad, e quindi vanno combinati anche qui roll e yaw in questo modo per tenere anche l'orizzonte dritto. Se avete la versione completa di questo simulatore potete aumentare l'angolo della cam, quindi volare più velocemente, e aumentare anche i rate in modo da avere un volo più con prestazioni più elevate. Se vi siete abituati con il vostro quad a ritornare a un'angolazione molto più bassa è abbastanza difficile, però è questione tutta di allenamento. Quindi l'idea è che se dovete passare da freerider a un quad reale, dovreste cercare di avere un quad più simile possibile come reazioni a questo. Quindi il mio consiglio è di avere i rate stock di Betaflight, che arrivano circa 600 rotazioni per minuto, e di utilizzare una cam poco inclinata. Se andate nelle impostazioni vi dice anche l'angolo esatto in cui è settata questa cam. Credo sia attorno ai 25 gradi. Hai finito di mostrare che sei meglio di me? Beh, in un anno e oltre di FPV sarebbe un po' un trauma scoprire che in un'ora si può essere migliore di me. Ovviamente questa è una pista estremamente semplice come disegno, ma ci sono piste complicatissime all'interno di grotte, stadi. È molto bello anche vedere come viene organizzata una pista, soprattutto se andate a cercare i video di DRL. Vuoi dire qualcosa sul software? O... Il software tra i simulatori FPV è quello più base. È abbastanza, diciamo, scarso, se vogliamo dirla. È anche molto base come interfaccia, qua abbiamo qualità della grafica, il volume, l'input. Sì. C'è la calibrazione del controller da fare. Bisogna partire con tutti gli stick allo zero, quindi il throttle al centro, dare ok, poi io su, acceleratore al massimo, si riporta sempre allo zero. Controllo zero. E adesso abbiamo tutto allo zero e coincide. Se vedete, poi potreste regolare in modo fino l'input facendolo centrare perfettamente sulle linee, però questo radiocomando è abbastanza datato
e non è preciso nei gimbal. Se invece utilizzassi la mia Taranis, che ha dei gimbal magnetici, sarebbe tutto fermo e perfetto. Come vedete ci sono le altre mappe e poi non vi fa entrare in custom setting, che è la parte dove andreste a modificare l'inclinazione della cam. Come altri simulatori potete provare Velocidrone, che è forse il più realistico, poi DRL ha proprio un suo simulatore con le piste di DRL, però l'hanno pensata più come videogioco per incentivare i giocatori al passaggio al volo con il quad. Un po' di line of sight in acro è abbastanza difficile. No, è possibile. C'è gente che fa delle robe incredibili, sì, in line of sight. Altri simulatori, Liftoff è forse uno dei migliori, sempre assieme a Velocidrone. E quindi questi erano un po' di concetti base da cui poi elaborare per arrivare ad un pilotaggio perfetto. Però vedete che già sapere come funziona l'acro rispetto alla modalità stabilizzata vi aiuta molto. Quando io iniziai a volare in FPV non avevo mai trovato un video che spiegasse effettivamente cosa succedeva utilizzando la modalità acro. E spero che questo aiuti le persone che si stanno affacciando ora al mondo delle FPV. Quindi sfasciate pochi droni e giocate col simulatore. Esatto. Seguite Elia su Twitch, vedrete che è un gamer pro, non di droni, però magari non di droni, assolutamente. Nel tempo potresti diventare il nuovo campione di simulatori. Di simulatori. C'è un campionato proprio di droni nel simulatore. Ah sì? Con tanto di mondiali e tutto. Soprattutto in Liftoff. Come sbaglio. Fanno per la Formula 1? Esatto, sì. Poi ovviamente anche in DRL i piloti vengono scelti tramite simulatore, quindi sono mondi molto legati tra loro. Io sono stufo di schiantarmi. Ok. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Iscrivetevi al canale Twitch di Elias, iscrivetevi al mio canale. Il canale Twitch sarà linkato nella descrizione del video YouTube e il mio canale YouTube sarà linkato nel suo canale Twitch. Facciamo soprattutto Rainbow Six, Tekken e anche qualcosa di Nintendo tipo Splatoon ultimamente. Ok, grazie per l'attenzione, ciao!